Questo per dare un'idea di quanto il problema sia diffuso e quanto sia necessaria la conquista di un riconoscimento finalmente di queste malattie che tutto sono fuorché rare. Grazie. Vuoi interrompere qui? Io non so come si fa. Porto anch'io la mia testimonianza di vulvodinia, cercando di portare anche quella di tante donne che la vivono. La mia storia di vulvodinia inizia 4 anni e mezzo fa, con dei fastidi ai rapporti sessuali. I fastidi aumentano, i rapporti finiscono perché fanno male e il piacere scompare. Arriva un bruciore alla vulva costante tutto il giorno, che non mi fa pensare ad altro. Mi sono rivolta a 2 ginecologhe che hanno saputo riconoscere la vulvodinia ma non curarla. Mi hanno dato creme e ovuli inutili e probabilmente dannosi. Grazie a gruppi e associazioni in internet ho trovato più informazioni e i pochi e le poche specialiste che se ne occupano in Italia. Mi devo spostare di regione per provare a curarmi ed è tutto nel privato. Ho scoperto che non è una malattia affatto rara. Le ricerche stimano che una donna su 7 soffra di vulvodinia nell'arco della sua vita. In qualche caso scompare da sola, ma nella maggior parte dei casi rimangono bruciori o altri sintomi per anni. Emergono solo i casi più gravi, dopo aver consultato svariati medici, finché quasi sempre, grazie a delle compagne di malattia,